Buon Natale amici, auguri di buon Natale. Vi auguro di trascorrere un bellissimo giorno di Natale. E il mio Natale come va? Beh, quest'anno è un po' diverso. Il primo pensiero della famiglia è andato a chi? Ai due nostri cani, due meravigliosi cuccioli che ci hanno donato da qualche mese, sono con noi. Una setterina, un setter scozzese, tutta nera di nome Ambra, di 7 mesi, e un golden retriever tutto biondo di nome Teo con le ciglia bionde di 5 mesi. Guarda, anch'io un cucciolo! Ma lui non è un cucciolo, anzi, non è appena diventato dottore, dottor Squalozzi. E abbiamo pensato subito, ma dove li portiamo a fare una bella scampagnata di Natale? Adesso mi cambio, metto le scarpone da campagna e andiamo a fare una bella camminata anche noi a respirare un po' d'aria fresca che ci fa solo bene. Ma il tempo trascorso nella natura non è il dono più bello che possiamo farci? A noi stessi e a chi vogliamo bene, persone, animali, a tutti. Per me è così. E a proposito di doni, quest'anno ho preso una decisione, una cosa che volevo fare da tempo. Ho deciso di fare un Natale sostenibile. E cosa significa? Niente consumismo e niente regali fatti per forza. Allora, con la mia famiglia e con il mio team abbiamo fatto così. Ognuno dona qualcosa di speciale, fatto o da fare con il suo tempo, la sua dedizione, la sua creatività. Qualcosa di veramente unicamente, esclusivamente suo, che può essere utile o fare piacere agli altri. Per me questo è un dono bellissimo perché non sono i soldi che lo possono comprare. Vi piace l'idea? E allora potete farlo anche voi, siete ancora in tempo per pensarci oggi, ma fino a mezzanotte, poi scade il Natale. Pensate a qualcosa di unico che potete fare voi, donare, mettendolo a disposizione dei vostri cari, dei vostri amici. Volete sapere cosa ho regalato io? Delle buone torte sane fatte in casa. No, no, non è vero, no, no, non è il mio forte. Ho regalato delle sessioni di meditazione e mindfulness guidate da me, ovviamente, per stare tutti più tranquilli e in armonia, perché io lo dico sempre, con l'agitazione e lo stress non si risolvono meglio i problemi. Così, con la scusa del regalo, faremo meditazione tutti insieme e per me è importantissimo, io sono molto felice, speriamo che lo apprezzino tutti. E per il vostro Natale, amici, il mio augurio è di vivere tanti momenti di consapevolezza e di gioia, anche piccoli, perché non servono necessariamente momenti epici per essere felici. Non deve essere sempre tutto speciale per essere bello, dipende da come noi viviamo le cose dentro di noi. Se sappiamo apprezzare la vita anche nelle piccole cose, la vita può diventare una grande avventura in ogni momento. Questo mi ha insegnato la mindfulness e questo voglio condividere con voi oggi che è Natale. Vi auguro di entrare anche voi in questo flusso di consapevolezza durante le feste e di viverlo sempre. E non a caso uno dei motti della nostra community è vivi consapevole e vivi meglio. Buon Natale a tutti! Auguri anche da noi! Buon Natale!